te lo già ma non mi si prende di te. Io... questa è una classe, come tu vedi, di talenti più o meno giovanili, molto giovanili, con alcune punte mature. Tutti sono molto che com'era? Ma ti sei preparato? Come no? Non mi ricordo il titolo. D'accordo. Dov'è? È qua. Ah, ecco, metodi bizzarri per alzare il tasso di narratività proprio del sud, con particolari alla scoperta del pelo. Va bene, è un bel film. Il titolo è superbo, si inizia da qui, come è noto. Dove si dai qua? Oppure oggi no, forse no, come no, ci sono dei materiali. Ah, li dobbiamo proiettare? No, no, no. C'ho dei libri, i miei materiali sono i libri. Noi ci mettiamo qua. No, ma non serve. Non parlo, c'è una questa c'è una voce flebile. Femmine. Al telefono mi dico buongiorno signorina. Va bene. Se mi ridai il tempo. Sì. Mi ricordo ancora la sera in cui sapemmo che in Basilicata era stato trovato il tesoro, cioè l'oro nero, cioè il petrolio. Eravamo a una cena tra amici in un ristorante e naturalmente gli uomini da una parte e le donne da un'altra, come è giusto che sia, perché ognuno ha i suoi argomenti, che le donne trovano noiosi gli argomenti dei maschi e i maschi trovano noiosi gli argomenti delle donne. Io mi metto sempre al limite, così un po' sento un po' uno un po' l'altro e naturalmente però quella sera l'argomento era forte, cioè trovare l'oro in Basilicata e poi che oro, che petrolio, cioè giacimenti ricchissimi di petrolio. E naturalmente si beveva, manco a dirlo, agliamico, l'altro tipo di oro diciamo più edule, e si parlava di questo, quest'altro, ognuno faceva, fantasticava sul futuro radioso, fulgido che avrebbe avuto la nostra terra, la nostra regione. Ci fu qualcuno addirittura che probabilmente nei fumi dell'alcol iniziò a dire: ma noi ci dobbiamo separare dall'Italia, dobbiamo fondare la Lucania Saudita. Non era male l'emirato della Lucania Saudita, non era male. Insomma, alla fine, dopo 20-30 anni, forse 20 anni, no? La Basilicata non solo non è diventata ricca, ma è andata ancora dietro nella classifica delle regioni per reddito, e mi sembra che attualmente siamo la regione più povera d'Italia. Il paradosso è che addirittura da noi, questa cosa che voi già sapete, ma insomma è sempre bene ripeterle, il paradosso è che da noi un libro di gasolio costa di più che di chi è la colpa? No, è stato portato tu hai notato Benedetto, noi abbiamo fatto il saluto di chi è la colpa, ma non so, ci sarà quello che si diceva una volta, la maledizione, e probabilmente al di là delle credenze popolari, io direi che se al posto dei nostri politici ci fosse stato un semplice amministratore di condominio, forse le cose sarebbero meglio, perché sai i conti. Ma tutto questo che c'entra con il talento, la creatività, e non so, voi fate cinema, scrivete o volete fare un po' uno o l'altro? Loro sono parte vengono dall'università,
e quindi dal laboratorio, università Basilicata, alcuni altri invece università insomma magari un domani hanno già lavorano, si sono già avviati al lavoro facendo i tanti mestieri che si fanno quando si entra nell'università. Ho capito, solo tu non puoi scrivere. E voglio scrivere. Ah, vuoi scrivere? E vabbè, o puoi scrivere, o puoi girare un film. Se ti capita di nascere in una regione, adesso sembra insomma una cosa risaputa, ma quando è stato scoperto questo giacimento, mi pare fosse sono passati già 20 anni, insomma è stata una cosa eclatante. Allora io che già scrivevo ho subito pensato, adesso ti faccio un bel romanzo in cui ti racconto l'epopea del petrolio in Basilicata. I riferimenti, vabbè, erano in quel caso cinematografici, non so se magari voi come diciamo cultori del cinema, delle arti visive, forse ricorderete questo film che si chiama Il Gigante con James Dean, dove ci sta questa storia di milionari texani che vanno in giro su Cadillac Dorado e vanno in giro su Cadillac Dorado e invece come succede in tutti i posti dove si trovano, però no? C'è questa enorme ricchezza in tutti i posti, succede il titolo del libro è già stato citato. Sì, però dopo quello viene dopo. E in tutti i posti, dice questo protagonista sul romanzo che poi ho scritto, non in Italia, paese di merda, come molto più prosaicamente considerava tra sé e sé qualche decennio prima, proprio Michelangelo dell'Arco. Perché qualche decennio prima? Perché non è la prima volta che in Basilicata è stato trovato il petrolio. Negli anni 50, sapete la pista Mattei, no, di cui ogni tanto si parla, eccetera, la devono riaprire, questo famoso industriale, Mattei, appunto, trovò il metano, è sempre petrolio, insomma, nella piana di Pesticci. E allora voi dite, ma perché tu poi sei andato indietro nel tempo? E beh, perché noi alla fine queste cose qui, noi già le sapevamo, questa scoperta che fa questo personaggio. E qualche decennio prima diceva proprio Michelantonio dell'Arco, all'interno di una carrozza ferroviaria, senza riuscire a impedirsi, una volta su tre, di pronunciare quell'inventiva, certo a bassa voce, ma non tanto da non suscitare il fastidio dei suoi compagni di viaggio, tra cui la moglie di un onorevole democristiano in trasferta, sul treno che lo riportava in paese da Roma, dove era stato da un amico dei tempi della guerra, adesso titolare di un ben avviato studio legale, per chiedere, lontano da orecchie indiscrete e scroccando oltretutto la consulenza, quali fossero le pratiche necessarie per procedere al più presto allo sfruttamento dei suoi giacimenti, comunque sarebbe successo nel mondo, non in Italia, paese di merda, appunto, dove l'amico giureconsulto aveva tergiversato a lungo prima di trovare il coraggio di liberarlo, lo Stato si arroga ogni diritto di estrazione, addirittura espropriare i terreni ai legittimi proprietari in cambio di un misero indennizzo, 4 lire davvero, a prescindere dal loro reale valore di mercato, che può essere molto più alto, come nel caso della proprietà di Michelantonio, sulle quali il laborioso latifondista, concedendosi ancor meno della sei poco che destinava ai suoi braccianti, aveva in pratica investito ogni suo avvento per impiantarvi un modello di moderna azienda agricola. Ah, avete capito? Insomma, questo qui teneva tutto un territorio immenso, una beffa ancora maggiore se si pensa. E questo per il momento lo sventurato latifondista non poteva saperlo, che in Italia, appunto questo paese di merda, la nazione sconfitta sarebbe divenuta, dopo appena una manciata di anni dalla fine della guerra, la quinta potenza del mondo, anche proprio grazie a quello che invece era la causa della sua miseria, ovvero lo sfruttamento industriale del gas metano scoperto prima
Il Padane è in Basilicata d'Ogo da Enrico Mattei. Dal giorno della grande scoperta, quel 20 gennaio del 59, Michelantonio non aveva fatto altro che immaginarsi come uno dei personaggi del Gigante, il film che aveva da poco visto al cinema Augustale di Matera, con in testa uno di quei grandi cappelli da cowboy e un sigaro in bocca su un Eldorado. E sì, a quel punto sarebbe stato veramente da stronzi andarsene ancora in giro sulla sua 600 nera, era un po' manichetta questo qua, e a controllare personalmente i getti dei suoi pops sulla polverosa piana ferrandinese. E invece fra non molto lo avrebbero spogliato di tutta la sua proprietà, e a ogni scossone del treno il cuore gli sanguinava come un vaso che non ha più bisogno di nessuna goccia per traboccare. Si vede che qualcuno, e seguendo l'acconciatura banana della moglie dell'onorevole Democristiano che gli stava seduta davanti, indirizzò il suo sguardo interiore ben più in alto della pur ardita cuspide tricologica, si vede che quel qualcuno, pensò, doveva proprio avercela con lui, visto che era già la seconda volta che stava per togliergli le terre. A provarci la prima volta veramente erano stati i contadini occupando. Riforma agraria un cazzo, furto, ecco cos'era, se era arrivati a toccare il diritto di proprietà, se era arrivati. D'altra parte, cosa aspettarsi, pensò, se qualcuno, e aveva di nuovo guardato ben più in alto della banana democristiana, persuade la gente che a essere ricchi si fa peccato, che è più facile che un cammello passi attraverso la cuna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. E che cazzo dovrebbe infilarci a fare poi un cammello nella cruna di un ago? In effetti il Vangelo parlerebbe di una gomena per un errore di traduzione trasformatosi in una bizzarra bestia, ma questo chi lo sa? E quindi Michelantonio non aveva tutti i torti. Cazzate da beduini, pensò, e gliele spacciano in chiesa tutti i giorni, e quei mendicanti e quelli, nonostante il cammello e la cruna, quelli, ovvero i contadini, poveri, il resto dei suoi paesani in genere, nonostante la stronzata del cammello, si convincono e ti odiano, ti guardano male, molto male, come se guardavano lui mentre attraversava la piazza con il suo sorriso sprezzante sotto il punto esclamativo di un lungo sigaro in bocca e il primo accessorio da miliardario texano di cui si era dotato in attesa di comprarsi il cappello da cowboy e la Cadillac Eldorado, dopo aver saputo che era solo nella sua terra che, dopo mesi di ricerca, aveva scoperto il proprio gas. Un grande, immenso, inesauribile giacimento, valutabile in 10 miliardi di metri cubi su un'estensione di ben 1.000 ettari, e non uno di quei 1.000 ettari fuori dalla sua proprietà. È anche vero che, avendo da solo più terreno di tutti gli altri paesani, messi insieme, Michelantonio aveva molte più probabilità, ma vagliela a spiegare a quei miserabili che se lo squadravano ben bene pensante, e ti pareva, piove sempre sul Fagnano, la solita fortuna, tutte a lui capitano, mentre lui gli passava davanti per la gioia, quasi sollevandosi sulle nuvole di fumo azzurrino che sbuffava a sfregio come un locomotore. Ma tutta quell'invidia, quella stizza, quel rancore doveva aver prodotto il suo effetto, visto che alla fine stava per perdere il bene più prezioso che possedeva, la ragione stessa della sua vita, la proprietà. Per scongiurare quella catastrofe le aveva trovate lì, in giro per ministeri, offrendo danaro a destra e a manca, prostrandosi ai piedi dei funzionari, minacciando perfino il suicidio, ma questa volta in ballo c'erano gli interessi incarnati dallo Stato, ed erano interessi troppo grossi, e non c'era nulla da fare. Ma sarebbe morto prima di rassegnarsi. Doveva assolutamente inventarsi qualcosa, un modo per venirne fuori, e escogitare un'idea. Ma per quanto si sforzasse, niente, non riusciva a trovare niente. La fortuna doveva averlo abbandonato sul Sesis, nella toilette, dove era corso dopo un falso allarme, sperando di liberarsi del tappo di merda che gli otturava l'intestino, da quando, ed era già una settimana, era stato messo al corrente della terribile notizia. E non era bastato quello. Durante quei 7 giorni gli era successo praticamente di tutto. Scendendo dal tram si era lussato un piede, che aveva gonfio come un melone, e sempre sullo stesso tram si era poi accorto che gli avevano rubato il portafoglio. In più,
ed era la cosa che più lo preoccupava. Adesso si sentiva una lastra di ghiaccio sui polmoni e brividi di freddo gli squassavano il corpo, tanto che, guardandosi nello specchio mentre si spremeva sulla tazza del cesso, gli sembrò di vedere la maschera livida di un morto. Ma che invidia, invidia, a credice, questo era proprio un malocchio, ecco cos'era, fu proprio nel preciso istante in cui quella parola risuonò nella sua testa. Malocchio, che con un peto mostruoso si liberò del terribile duracciolo fecale, grosso ormai quanto un uovo di struzzo, e finalmente trovò l'idea che poteva salvarlo, sentendosi in quel momento proprio come il bistrattato cammello che riesca a passare attraverso la cuna del lago nel regno dei cieli. È chiaro, per via, che in tutti e due i casi c'era stato da forzare una fessura. Così, dopo averlo appena stramaledetto, da buon cristiano ringraziò Dio per l'illuminazione. Adesso bisognava solo sperare di riuscire a mettere in pratica il suo piano prima di giungersi con le scoppie. Questo è l'escamotage che io ho utilizzato per raccontare del petrolio e di come ci si potrebbe arricchire col petrolio e invece non ci si arricchisce per niente, anzi ci si immiserisce, perché da questo momento in poi, non vi dico che succede perché non si dice mai quello che succede, i libri bisogna leggerli, lui escogita questa idea particolare per cui si libererà della proprietà, la venderà, non è che se ne libererà, la regalerà, la venderà a qualcuno che invece pensa che questa proprietà sia ricchissima perché appunto hanno trovato il petrolio, cosa che invece non è. Ecco, raccontare quindi il petrolio come metafora dell'arricchimento, quando invece il petrolio per chi lo trova proprio nella sua terra, è per i proprietari, come abbiamo visto un po' per noi che viviamo nella stessa regione, in realtà quasi ma non è stato una fonte di arricchimento. Ma perché tutto questo discorso? Perché io sono uno scrittore lucano, e voi dite, va bene, questo lo sappiamo, sono uno scrittore lucano e voglio raccontare, vivendo qui racconto quello che è la mia terra, le storie che si possono vivere in questa terra. Io ho esordito ormai quasi 30 anni fa e all'epoca avevo in mente che le cose più interessanti succedessero nelle grandi metropoli. Infatti ho scritto il romanzo d'esordio, è una spy story, in realtà io non avevo mai letto una spy story, si chiama Floppy Disk, è una spy story ambientata a Roma. Anche in quel caso non mi sono accontentato della Roma più classica, la Roma della grande bellezza, che è un film immenso, secondo me un grande capolavoro, no? Però io non mi sono accontentato di quella Roma, io ho cercato una Roma che fosse piuttosto inedita, all'epoca lo era, allora la Roma dell'Eur, la Roma dei parioli, della zona delle ambasciate, e quindi ho scritto questa storia qui. Poi ne ho scritto un'altra, questa volta ambientata a Napoli, anche in questo caso non mi sono accontentato dell'idea classica di Napoli, ma sono andato nella Napoli più moderna e contemporanea, addirittura fuori Napoli, a Anagni, la base NATO, eppure questo era un noir. Dopodiché mi sono reso conto che anche quando sono tornato a vivere in provincia, mi sono reso conto di quanto fosse interessante la provincia, naturalmente dal punto di vista letterario, perché viverci letteralmente non lo so. Però insomma ci sono i lati positivi, ecco, tra i lati positivi uno dei lati positivi è che c'è molto tempo per scrivere libri o anche per leggerli, e queste cose sono anche tutte e due cose piacevoli, e anche trovare un modo per raccontare diversamente, diciamo, in questo caso la Basilicata.
Io l'ho raccontata diversamente, ci ho provato. Penso dagli esiti, diciamo, dei miei, dalla critica direi che ci sono riuscito. Molti miei conterranei all'inizio erano un po' infastiditi dalle cose che io raccontavo, perché prima di me, cioè, tutto quello che succedeva in Basilicata andava sulla falsa riga di quello che aveva raccontato il famoso Carlo Levi quando si fermò, quando andò oltre. Ecco, io ho cercato di raccontare, invece che la Basilicata ferma, immobile, fuori dalla storia, ho cercato di raccontare la Basilicata aggredita anche felicemente dalla modernità. Per cui nei miei racconti potevi trovare, che ne so, la sagra paesana e poi l'artista d'avanguardia, la palestra frequentata da signore propositive e il curato, insomma, che confessava i peccati delle bigotte, insomma, tutta un po' la tradizione e la modernità. Ecco, questa cosa qui mi sembrava interessante da raccontare, avevi bisogno però di trovare delle cose anche che interessassero non soltanto i lucani, che sarebbe un disastro, visto che tra l'altro oltre a essere più poveri siamo quelli che vengono forse per tutti, però un dato positivo ce l'abbiamo, siamo i primi acquirenti di ebook in questo momento. Siamo i primi. Non ci sono librerie, però insomma è sicuramente finalmente un dato positivo. E anche a potenza di quelli che comprano meno di anche da me. Questo è un dato positivo. In realtà va no. E poi abbiamo l'acqua più buona d'Europa, il primo capoluogo più alto d'Italia. Insomma, certo, qualche lato e naturalmente io ho avuto la fortuna appunto di pubblicare il primo libro con un editore, come si dice, che distribuisce a livello nazionale, ecco, con una locuzione piuttosto bruttina, un editore medio, col quale poi dopo vari passaggi con altri editori, anche forse più importanti, sono tornato. E qui arriviamo appunto alla storia controversa del Pino Aglianico nel mondo. Ecco, dentro questo libro c'è la storia del petrolio, c'è il brigantaggio, l'Aglianico, il famoso libro Aglianico. Questo libro qui, con questo è, mi pare non è il mio primo libro, è addirittura il mio ottavo romanzo, dopo un periodo in cui ero un po' caduto nel dimenticatoio. C'è questo critico che si chiama Antonio D'Urrigo che mi aveva scoperto a bontà sua, e mi ricordo che quando presentai questo titolo all'editore, che aveva molto fiducia in me, mi disse: storia controversa del ministero e fortuna di Pino Aglianico del mondo. Ma tu già non vendi un cazzo. Poi questo titolo si pazzi. In realtà questa procedura qua è la sesta edizione, ma ce ne sono state 26-30, insomma, questa è una delle prime copie che è uscita in hardcover, e poi sono state fatte in edizione economica. Ecco, questo racconto qui, dentro questo racconto qui, probabilmente ognuno di voi, ognuno di noi, io l'ho letto e scritto, ognuno di voi, troverà tutto quello per cui noi siamo famosini, perché la Basilicata, adesso magari proprio grazie al film di Rocco Papaleo, è un po' più conosciuta. Prima di lui avevamo anche un altro grande nostro promoter che era Woodcock, vi ricordate Woodcock? Insomma, la città si era popolata, eravamo diventati un po' il centro nevralgico, non dico del mondo, ma della nazione, perché
finalmente non mi capitava più di dover specificare, sono di potenza, non di cosenza. Sono di potenza, ah, non là, divertitevi. Oh, effettivamente ci divertiamo. Ecco, quella cosa qui in realtà non l'ho mai raccontata. Alla fine non è mai entrata nelle mie storie. Però questa storia qui nasce da vari elementi. Eravamo nell'epoca in cui chiunque per status symbol avesse fatto un po' di soldi, per status symbol si metteva a produrre il vino, no? Vi ricordate? Ancora oggi, no? Tutti questi milionari fanno il vino, cioè ogni grande imprenditore ha una sua produzione vinicola. Ecco, e questo era un argomento giustamente che poteva... Non è che io scriva per interessare, io capto, io stesso mi interesso alle cose, mi divertono e quindi diventano motivo per i miei romanzi. Però questa cosa qui era divertente, allora come raccontarla dal punto di vista lucano? No, perché noi siamo tutti lucani qua, no? No, non per, se c'è qualcuno lo cacciamo sempre. No. E sto facendo questo discorso che può sembrare un po' autoreferenziale, ma non lo è. Perché lo sto facendo? Perché se tu vivi in un posto, no, e vuoi raccontare l'America come io ho anche fatto, no? Però insomma vuoi raccontare un posto che non conosci, è molto difficile, è molto facile che tu fallisca in quello che tu ti propone di fare, raccontare. Allora noi dobbiamo, volendo raccontare, e per immagini o scrivendo, dobbiamo raccontare i posti che più conosciamo e renderli comunque interessanti a un pubblico che si spera il più basso possibile. Allora che succede? Che io mi invento questa storia qui in cui c'è un personaggio che è lucano, che è di potenza, e perché mi invento questo personaggio? Perché a me serve questo lucano di potenza per mettere in piedi una storia. Qual è questa storia? La storia è che questo parvenu, questo arricchito, che è di potenza ma era considerato diciamo sfigatissimo al liceo, quando andavano al liceo, e che succede? Che invece da sfigato, sentite un po' che diventa, ogni piccola città di provincia che si rispetti ha almeno uno che la sfaga, e che quando appare in televisione tutti quelli che sono rimasti nella piccola città di provincia dicono i film. Ecco, vedi quello che dire, e di qui con un misto di orgoglio e di scherzo. Orgoglio perché quel tizio che se ne sta assolutamente a suo agio in mezzo a manager famosi, tenuti uomini di potere, attrici bellissime, modelle, artisti intellettuali carismatici, come se non avesse mai fatto nient'altro in vita sua, tu comunque lo conosci, e anche se ci ha scambiato se abbiamo quattro chiacchiere, sta raccontando ai Marcoli che eravate grandi amici, che anzi era proprio lui che prendeva dalle tue labbra, perché ora sarà pure diventato quello che ma da ragazzo, a dirla tutta, ed è qui che interviene lo schermo, era un autentico coglione, uno che mai ti saresti immaginato potesse arrivare dove è arrivato, e non è il solo a pensarlo, dal momento che tutti lo prendevano per il culo e le ragazze lo schifavano, e sono le stesse che adesso si lanciano nella corte che comunque lui gli faceva con i tuoi figli, ma loro, le ex ragazze, e lo dicono guardando i mariti con un'espressione non si capisce se di orgoglio o di pentimento, hanno preferito papà, e i figli lo osservano papà con il suo solito maglione liso sullo stomaco eminente, le pantofole sformate, accasciato davanti al televisore dove il corteggiatore rifiutato è appena apparso in tutta la sua luminosa, smagliante forma, contornato da ogni genere di celebrità, e se sono abbastanza cinici i figli, e in genere lo sono
pensano, stronza che non sei altro, meditate evidentemente su quella che sarebbe potuta essere la loro vita se le loro genitrici, invece di quel panzone flatulento che si sono sposate, avessero scelto il tizio che, partendo dalla piccola città di provincia, ha invece sfondato in quella piccola città di Potenza e l'ha appunto, grazie a Antonio dell'Arco, e che proprio per questo neanche Riccardo aveva dimenticato. E come avrebbe potuto? Riccardo è il personaggio protagonista che, diversamente da quello che lasciava sperare, era un ragazzo brillantissimo, un probabile, un uomo alfa, un intellettuale, invece ha avuto, insomma, un destino poco fortunato. Ecco, allora, la storia è questa, c'è questo Grazie Antonio dell'Arco che subisce una offesa terribile dal conte Jarno Cantino dei Conti del Canto degli Angeli, in un parco, poi magari leggerete. Questo gli fa un'offesa a lei e per vendicarsi decide di colpirlo in quello che è più caro al mondo. Ah, che cos'è che ha di più caro al mondo il conte Jarno Cantini del canto degli angeli? Ha il vino. E quindi, grazie a Don dell'Arco, decide di mettere in Basilicata, compra tutte le vigne più belle del Vulture e decide di produrre questo anghianico col quale dovrà battere il super Tuscan del conte. E si utilizzerà, c'è una specie di rimpatriato, utilizzerà proprio la sapienza di questo Riccardo come intellettuale, un altro sfigato, un pittore che si era chiamato per darsi un tono eccentrico già cenere, infatti si era incenerito subito dopo le prime mostre, e mette insieme questa piccola organizzazione e qui nasce tutta la storia che, insomma, va avanti e va avanti tra passato e presente e futuro. Naturalmente il futuro lo decide la storia. Ecco, questa storia qui ha avuto, come vi dicevo, una sua bella fortuna. E questo qui è stato pubblicato prima. Questa è molto curiosa come cosa. Questo è stato pubblicato in Germania da una casa editrice molto importante con questo terribile titolo, Die Best Lage. Mi viene, che significa il posto migliore. Come vedete, l'idea che all'estero si ha di una vigna, di un posto bello, secondo loro è questo, che è ovviamente il Chianti, no? Sì, è Toscana. Ancora meglio, evidentemente si sono accorti che sta copertina era un po' pure per loro, che sono un po', diciamo, era un po', sembra una cappelletta cimiteriale. Hanno fatto invece nella copertina, nella versione paperback, hanno fatto questa che è proprio Chianti Shire. Se prima potevamo avere qualche dubbio, queste colline ci mostrano che la Basilicata purtroppo non esiste. Che hanno cancellato l'Aglianico, perché dice no, è una difficile, no, Aglianico. Cambiamolo. Aglianico proprio una sorta. Hanno tolto l'Aglianico e hanno tolto ancora più grave il paesaggio del Vulture, che onestamente non lo dico, sono un grande ammiratore del Chianti Shire, insomma pure del suo culto, soprattutto ripreso da certe angolazioni, che è chiaro che ci sono delle cose terrificanti, ma pure là ci sono delle cose, ce ne sono positive. Ecco, questo è. Mentre la cosa veramente strana è che voi sapete che i francesi sono terrificantemente sciovinisti, per loro esiste soltanto vino francese. Ecco, invece questi francesi, pure loro, non è che hanno fatto questa bellissima copertina, però insomma hanno lasciato comunque la dicitura agli Aglianico, e grazie a questo libro io sono diventato chevalier della Conferenza Tastelin di Borgogna.
prima di me Winston Churchill e Norman Rockwell, pochissimi italiani, non so, sulle cose strane che succedono quando scrivi dei libri. In questa dopodiché, dopo che ho fatto l'Aglianico, non è che ho pensato, come diceva adesso, come si fa in genere, si fa una trilogia enogastronomica. No, però un po' è venuto così naturale farlo. Ecco, a quel punto lì io ho iniziato metodicamente a raccontare le cose che pensavo fossero più interessanti della nostra terra. Ecco, un'altra cosa interessante è arrivato a un certo punto, ci fu a Elsina il ritrovamento di questa statua bellissima, sapete, si chiama Santa Eufemia, la protettrice della città, e questa statua è attribuita a Mantegna. L'attribuzione è quasi certa, tanto che a Mantova, dove c'è stato il cinquecentenario mantegnesco, appunto la statua fu esposta. Se vi capita di passarci, andatela a vedere perché è veramente meravigliosa, di una bellezza commovente. Ecco, allora, questa statua qui, io sono un grande lettore della stampa, prima c'era Max, così. Sono un grande lettore della stampa locale, no? Perché ha un suo perché, ci sono delle notizie curiosissime, infatti una di queste curiosissime notizie è appunto il ritrovamento di questa statua. A proposito di quello, naturalmente ho iniziato le mie ricerche, ho conosciuto proprio la studiosa che per la prima volta ha, come dire, fatto l'ipotesi, attribuito, poi ci sono stati tanti altri studiosi, tra cui Vittorio Sgarbi, vabbè, che lui insomma è molto bravo, soprattutto anche sull'arte antica, e insomma che succede? Che mi viene l'idea di raccontare appunto una storia con questa santa. E la cosa interessante che è venuta fuori dai piccoli studi che ho fatto per scrivere il romanzo è che pare che questa storia qui fosse, anzi pare, questa storia qui è stata portata in Basilicata con un viaggio piuttosto periglioso per nave, da questo notaio che viveva, l'origine di Lucani, all'epoca i Lucani già all'epoca andavano via, e con il viaggio in mare arriva a Bari, insomma. Ma la cosa veramente affascinante di questa storia è che Mantegna all'epoca era, diciamo, sul limite per diventare un artista famosissimo. Era insomma, sai quando, come se noi avessimo avuto qualcuno che da Londra portasse Damien Hirst, sapete, quello del tedesco, uno degli artisti più pagati del mondo, a Elsina, solo che prima non c'era la televisione, non c'era internet. Come arriva, cioè, un artista di questa forza, di questa potenza, di questa fama, poi, no? In un paese bellissimo, ma insomma, da me descritto come il bucio di cuore, per cui allo sprofondo, sì. Per cui ci sono stati alcuni che se la sono presa, anche perché poi insomma era un modo di dire, non volevo certamente essere offensivo, ma c'è nessuno di sì, spero di no, ma poi avevo alla fine descritto la bellezza di questo posto, anzi c'è un mio amico che si finse sindaco di Elsina, mi telefonò fingendosi a sua volta incazzato, ho fatto una bella telefonata divertente. Bene, allora io mi sono inventato questa storia qui. Se c'è una statua di Mantegna a Elsina, perché non ce ne dovrebbero essere due? E allora
c'è questa signora lombarda che ha fatto questo matrimonio molto, molto importante, però ha dovuto vivere a Sina con la suocera terrificante, e dentro la villa in campagna c'è un'altra statua che appena la suocera muore, lei fa portare in una specie di stambugio, però poi alla fine lei, dopo aver sperperato l'eredità del marito, il titolo è il santo, che poi sarebbe il gemello di Sant'Eufemio, la scultura gemella che è un santo, la vedova che sarebbe questa signora che è rimasta vedova, è il segreto del pacco estremo. Io per questi titoli mi ispiro, molti pensano a Bertin Hübner, io per snobismo dico i romanzi inglesi settecenteschi, la realtà io mi ispiro agli albi di Paperino, quando c'è il segreto della... E quindi che succede? Succede che naturalmente questa vedova farà di tutto per venderlo, per vendere questa scultura. La scena si sposta da Ersina a Milano e poi da Milano si torna a Ersina quando insieme ai suoi complici si scende per prelevare la statua e poi tutto finisce a casa. Ecco, quindi raccontare la Basilicata non è che poi tu devi essere costretto a stare fermo, legato alla terra, insomma, con le radici sprofondate nella terra. Ecco, se voi volete raccontare la Basilicata secondo me è ancora più ricca che di petrolio, è ricca di cose. Quindi il titolo mi sembrava un po' tipo un titolo di Paperino, no, più una cosa da economista. E ha una sua valenza metaforica, perché la Basilicata è ricchissima di cose da raccontare. Basta saperle, sentire e vedere. La trilogia, il pacco estremo, c'era un mio amico di Milano che può essere un uditoso, mi disse, ma il pacco che è un uccello, insomma, frequentando i ristoranti stellati, ancora oggi uno dei piatti delle rivisitazioni che ti può capitare più facilmente è il pacco. E allora a me serviva un piatto che mi desse l'agio anche per parlare della cucina stellata degli chef, perché in questo romanzo qui vi ho parlato c'è una satira della cucina stellata, dell'arte contemporanea, partendo appunto da questa stampa che contemporanea non è, ovviamente siamo nel 400, ma anche un grandissimo artista. Ecco, e allora avevo scritto due romanzi, perché non scriverne un terzo e concludere questa trilogia? Perché? Infatti non ci avevo pensato di scriverlo. Però Mondadori Elettra mi ha contattato per questa collana, questo libro non è uscito con mio editore, è uscito con Mondadori. Questa collana che si chiama Madeleine, e naturalmente è una collana, dal titolo della collana si capisce, in cui le Madeleine di Proust è un trentenne bamboccione, come si direbbe oggi, non ha mai combinato niente nella sua vita, un giorno d'inverno entra in questa villa di famiglia, la madre voleva poter prendersi, i nipoti preparano un tè con le Madeleine, che sono questi biscotti molto buoni, a forma di conchiglia, e lui mangia questa Madeleine, non aveva mai fatto niente, dovrei che scrivere 6.000 pagine, la research,
alla ricerca del tempo perduto, perché le Madeleine gli rievocano, così, così inizia il romanzo, gli rievocano il passato. Ecco, allora hanno chiamato Madeleine questa collana proprio perché hanno chiesto a vari scrittori, tra cui Svera Casatimo Dugnani, Andrea Vitali, me stesso, di scrivere un memoir sulla cucina della loro infanzia, ricordarla. Io mi sento troppo giovane per rifugiarmi nella memoria. E allora ho scritto invece questo romanzo, che è un racconto lungo, in cui ancora una volta protagonista è la Basilica. Ancora una volta la Basilica non esiste, perché questo ve lo confesso, è una foto sulle Alpi di un fotografo che si chiama a sua volta, c'ha pure lui un nome strano, Mirko Soju. Io pensavo fosse un giapponese Soju, esatto, però vedendo i suoi piedi di realismo, magari il giapponese. Ecco, questa comunque, anche se non è una classificata, in qualche modo richiama richiama il soggetto del romanzo. E questo, tutta questa azzurrità dovrebbero essere gli Alburni. Sapete gli Alburni vicino al confine con la Basilicata? C'è anche una famosa poesia, Salendo su, visto che questo è un paese molto letterario. Strada, Sinisgalli, avete fatto caso, poi Isabella Morra, un giorno ci sarà anche molto lontano, dedicata al sottoscritto. Spero. E ho raccontato la storia di questo giovane chef, al 100%, che contravvenendo alle regole familiari che non vorrebbero avvocato, decide invece di buttarsi in questa carriera. Il padre è il classico avvocato nobile, principe del fuoco, poltrombone, è disperato dalla scelta del figlio. Anche se la madre gli ha raccontato, gli ha fatto capire, ma vedi che oggi non ci sono più i calciatori, vabbè, si sono tutti un po' effeminati, i cantanti sì, sono importanti, insomma oggi l'eroe è fondamentale, no? Dopo Masterchef sono gli chef, e lui un po' si è convinto, tanto che si è convinto che gli ha dato i mezzi per frequentare le lezioni, quindi dunque le cucine, perché è lì che si insegna a cucinare, dei grandi chef stellari, questo è stato dappertutto, ma dopo un po' non ce la fa più lui, non ce la fa più questi piatti assurdi, che so, tipo insalata di mojito con banana frullata o marshmallow al parmigiano, insomma, la roba che non è. E tornando in paese, il paese non è nominato, ma è uno dei tipici paesi della Basilicata, e tornando in paese trova il suo libricino, non vi sto raccontando niente, ma è soltanto il prologo, trova il suo libricino con le ricette della nonna, un'ava, diciamo, ecco, che era talmente brava in cucina che quando i borbone passavano nel paese si fermavano a mangiare, ma si sospetta che ci andassero apposta perché si fermavano troppo spesso. E allora lui decide che questa è la cucina che lui vuole fare. È la cucina che io ho chiamato neoarcaica. Non l'avessi mai fatto. Sembrava una stronzata come tanto. Invece sono stato bersagliato, ma positivamente, allora ci sono persone che in rete, cioè chi si interessa di calcio, chi si interessa di politica, poi ci sono persone che si interessano esclusivamente di cibo, i cosiddetti food blogger, che sono quelli che hanno un blog in cui mettono ricette, mettono là. Tu sei una food blogger? No. Vabbè, ma è facile che pure uno che è food blogger metta una foto, vai in un ristorante e metta una foto, no? E poi ci sono tutti i vari commenti, fa schifo, non fa schifo. Bene, insomma, pare che sto termine neoarcaico, che io ho buttato lì, sia stato considerato, diciamo, il top, al top, alla pace. Per non dire di come sono considerate le adorabili frattanche
che in questo romanzo sono poi quelli che vengono chiamati con un nome un po', insomma, un po' bruttino, ma Newmarie, sapete cos'è Newmarie? Se no non sareste un cane, per qualcuno forse non lo sa, alla sventura di non sapere. Newmarie sono degli involtini fatti con quello che viene detto in cucina quinto e quarto, cioè le frattaglie meno nobili, rognone, cuore, pomodoro, a dire così distrutto, ma vi assicuro, è come dice un personaggio del mio romanzo, piuttosto grezzo, dice a Newmarie è un foie gras, cioè faccia una pippa, cioè il foie gras tradotto, no? Foie gras, insomma, secondo la nostra dizione lucana. Questo romanzo è un ulteriore tentativo di raccontare la Basilicata, questa volta di raccontarla attraverso la cucina più tradizionale, ma anche innovativa. Perché? Perché io sicuramente sono per i gusti, diciamo, più appunto tradizionali, però non mi piace nemmeno poi mangiare sempre le stesse cose. Quindi per me la cucina interessante, che non è quella che puoi mangiare tutti i giorni ovviamente, è una cucina di ricerca sulla cucina di tradizione. E quindi noi avevamo qui a Potenza un bravissimo cuoco che purtroppo, dopo aver preso la stella Michelin che mancava in tutta la Basilicata, e purtroppo volato lì fra le stelle, si chiamava Frank Rizzo, che è morto qualche mese fa, e anzi proprio il romanzo nasce proprio dalla constatazione che, ma è possibile che in tutta la Basilicata non ci sta la stella Michelin? Allora qui c'è tutta l'invenzione per cui il padre mette in moto tutta la situazione, per cui non vi dico qual è, non vi dico qual è per cui questo paese irraggiungibile invece diventa attrattivo. In coda al romanzo, come vi dicevo, ci sono, insomma, che ne so, le ricette più classiche, la lagana e ceci, di cui parla Orazio nella stessa satira, quando quella che tutti dovremmo ricordare, quando lui va al mercato, c'è chi lo strattona a destra, chi lo strattona a sinistra, e gli chiedono piaceri perché lui intercede con le cerate, lui facendo un bastino, dice come tutti i provinciali in auto, dice ma io non ne posso più di questa vita, come vorrei tornare in campagna a mangiare la mia zuppa di lagana, ceci e poco. Ecco, questo probabilmente è il primo riferimento scritto alla pasta, probabilmente, cioè la prima volta che noi troviamo su un libro a stampa un riferimento alla pasta. Un'altra cosa interessante che si può dire sulla lagana in ceci, sulla lagana, è che Pascoli venne in Basilicata e stette qualche anno come insegnante al liceo classico di Matera, e si lamentava, sapete, del rapporto quasi morboso che tenevano le sorelle, si scrivevano quasi tutti i giorni, si lamentava che sono capitati una terra di selvaggi, pensa che fanno le tagliatelle senza manco l'uovo, che sarebbero le lagane. Si può dire che in realtà che la lagana invece è risultata vincente, perché se voi andate in qualsiasi supermercato e chiedete una pasta che abbia quella, nessuno più mangia, o si mangia in certe situazioni, in certe circostanze si mangia la tagliatella all'uovo, no? Chi è che la mangia? Anche per motivi di colesterolo, cioè dieta mediterranea. E allora i selvaggi questa volta hanno lì, prima la Basilicata, prima le lagane. Ecco, questo è un altro modo per raccontare la Basilicata, cioè abbiamo visto l'Aglianico, il monumento, l'arte che sembra invece sembra mancare la Basilicata. Ovviamente non ci possiamo, come ha detto mio amico Emo, pure noi teniamo un sacco di bellezze in Basilicata, hanno trovato un ritratto dove è nata la ricerca,
cioè ti metti a paragone con, no, quello no, però insomma ci sono delle cose che anzi proprio per la loro unicità si prestano ad essere raccontati, si prestano ad essere raccontati e soprattutto si presta ad essere raccontato un po' quello che è proprio l'humus lucano, quello che è l'idea che di Basilicata c'è stata, diciamo, in questi anni, negli ultimi 40-50 anni, no? Io mi ricordo quando ero ragazzo, qui ci stava un poeta molto bravo, che poi se ne andò a vivere a Roma, si chiamava Vito Indietro, e lui si faceva carico di portare in giro questi intellettuali romani che arrivavano in Basilicata con le loro borse, allora c'era tutto un modo di vestirsi particolare, le borse di torta, tu ce l'hai ancora? Anni 70. Sì, questi lo vedo in giro. Eh sì, come anni 60. No, anni 70 pieno, ti assicuro Giannino, che tutti i miei amici intellettuali. Sì, però sono andato avanti un bel po'. Non si poteva. Arriva, sì, era una cosa rara, vedi. Arrivavano in Basilicata con il loro poncio, le loro tenute un po', come diremmo, rivoluzionari, e venivano così a vedere che cosa? A vedere quello che era la Lucania magica, quella raccontata dall'antropologo Ernesto De Martino. Canto e pianto rituale erano tutte delle raccolte di canzoni antichissime, canzoni di morte. E quindi loro cercavano questo, insomma. Posso chiederle quali sono le fonti dei suoi materiali narrativi? Se utilizza dei metodi in particolare o... Oltre ai, ovviamente, trafiletti dei giornali quotidiani. Beh, il trafiletto è l'occasione. Certo, appunto. E certo, poi, come dicevo, dal trafiletto poi nasce tutta la ricerca. Per esempio, quando ho fatto il romanzo sulla statua di Mantegna, ho fatto tutto uno studio sugli ex voto. Ex voto, diciamo, non quelli attuali, ma stiamo parlando del 400, del Medioevo, insomma, per arrivare a riprodurre, perché in quel romanzo c'è per esempio la scena del furto di sta santa, di un furto che avviene, di una reliquia, allora quindi ti devi documentare, come mi sono documentatissimo grazie